il re degli sport scooter è tornato in città e per il 2020 cresce nella cilindrata, ma non solo. Mal visto dai puristi della motocicletta, bramato come status symbol da chi vuole unire comfort e prestazioni sotto lo scudo tipico del maxi, Yamaha T-Max da quasi 20 anni è lo scooter prestazionale per eccellenza e noi lo abbiamo provato in anteprima mondiale tra le strade di Lisbona. La novità più grande è il nuovo T-Max 560, la porta proprio nella nomenclatura. Il motore cresce infatti e con lui anche la potenza, che arriva a 48 cavalli a 6750 giri e il picco di coppia che si attesta a 55 Nm a quota 5250. Per il 2020 infatti il bicilindrico parallelo arriva a 562 cc grazie all'aumento di 2 mm dell'alesaggio, che ora si attesta a 70 mm e trova anche nuovi pistoni forgiati in alluminio. L'aumento del 6% della coppia e del 3,5% della potenza massima rispetto al passato promettono un'accelerazione ancora più pronta a tutti i regimi, grazie anche alla nuova cinghia di trasmissione CVT che gestisce la rapportatura per garantire maggiore fluidità nella guida. E se le cifre crescono, lo fanno nel pieno rispetto delle omologazioni Euro 5. T-Max conta su un design rinnovato della camera di combustione, su una fasatura rivista e su un nuovo iniettore a 12 ugelli, riposizionato al di sotto del condotto di aspirazione. A completare il quadro generale, il nuovo scarico 2 in 1 inclinato, che migliora anche nel sound, esaltando il suono nitido della fasatura a 360 gradi. E il ritorno del più sportivo tra i maxi scooter del mercato non poteva non essere accompagnato da un design rinnovato, che dà nuovo lustro alla settima generazione e il giusto appeal al T-Max 560. Il family feeling rimane invariato, ma le sovrastrutture sono state riviste, ad eccezione del cupolino e del puntale sottocarena, per dare un look più snello e ancora più sportivo allo scooter, che si nota soprattutto nei nuovi indicatori di direzione, più affusolati ed integrati completamente nello scudo. La firma del T-Max, il profilo a boomerang, rimane al suo posto e insieme allo scudo frontale viene evoluto per dare un punto vita più stretto al codone, che migliora l'ergonomia e facilita la salita e discesa del passeggero e che ospita un nuovo proiettore LED a T. La ciclistica invece porta in dote nuovi settaggi per la forcella USD e per il mono ammortizzatore con schema monocross, mentre rimangono al loro posto i due cerchi da 15 pollici e il reparto frenante, con il doppio disco da 267 mm all'anteriore e il singolo da 282 mm al posteriore. Parlando di ergonomia, è ora di toccare con mano le quote del T-Max 560. La sella si trova sempre a 800 mm dal suolo, più snella, grande e su due livelli. Consente di avere accesso al portaoggetti, dove si può inserire un casco integrale oppure due jet. La tecnologia è racchiusa nello schermo TFT monocromatico che risiede tra i due cluster analogici che compongono la strumentazione. Da qui si selezionano le due modalità del D-Mode, che modificano la risposta dell'acceleratore, mentre dai tasti del ponte di comando si può attivare il blocco del cavalletto centrale, che aumenta la sicurezza nei parcheggi all'aperto, prevenendo imprevisti e malintenzionati, e che viene inibito appena la Smart Key si avvicina abbastanza al veicolo. La maturità del T-Max 560 viene fuori proprio nelle difficoltà, in una giornata come questa per esempio. Compatto e sempre educato nella percorrenza in curva, con il 160 posteriore che dà la giusta sicurezza e confidenza, permette di guidare in maniera vivace anche su fondi scivolosi grazie al traction control, che modula l'intervento ma non manca mai un colpo. E poi il nuovo motore riesce ad essere ancora più brioso ma dolce fino ai 4000 giri. In città e sulle tangenziali rimane fedele alla sua reputazione, facile da condurre tra le macchine in coda, deciso nelle ripartenze e con una protezione aerodinamica che permette di viaggiare in prima classe anche alla velocità di crociera dei canonici 130 orari. E se le prime curve erano state battezzate dal maltempo, le strade che costeggiano l'oceano hanno beneficiato di un bagno di sole più che opportuno per testare il lavoro fatto sul bicilindrico, ancora più rapido quando si apre la manetta, soprattutto nella mappa S. Dai 5000 giri tira fuori il carattere che lo ha reso famoso, arrivando fino al limitatore senza difficoltà o incertezze. Nel misto si guida che è un piacere, con un reparto frenante da moto fatta e finita. La forcella copia bene buche, pavè,
dossi e disconnessioni dell'asfalto, e il posteriore ha un setting che diventa più che piacevole tra i tornanti e le curve pennellate che caratterizzano i borghi intorno alla capitale portoghese, garantendo, anche nella guida più sportiva e sostenuta, una risposta ottimale. E le sensazioni di guida, per chi non si accontenta, possono essere ampliate nella versione Tech Max della nostra prova, che ha sospensione posteriore regolabile, cruise control, manopole e sella riscaldabili, parabrezza regolabile elettronicamente e connettività MyTMAX Connect, per uno sport scooter che non deve invidiare nulla ai migliori GT. Yamaha T-Max 560 sarà disponibile da dicembre a 11.999 euro. Ne serviranno invece 13.799 per la versione Tech Max. L'aumento delle prestazioni e la linea rinnovata riconsegnano a Yamaha T-Max il trono degli scooter sportivi, ma il prezzo da per premium e il timido ma costante avanzamento della mobilità elettrica nelle città, insieme al sempre più popolare fenomeno dello sharing, potrebbero scalfire il dominio di popolarità dello scooter prestazionale per eccellenza. Naturalmente aspettiamo che ci diciate la vostra nei commenti qui sotto, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Omnimoto attivando la campanellina per ricevere notifica ad ogni nostro nuovo video.